Torna in vasca il campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile. L'ennesima lunga sosta ha infuocato l'attesa sulla terza giornata di ritorno del massimo torneo italiano. In Calabria i riflettori puntati sulla Olimpionica di Cosenza, dove la Tubi Sider proverà a sbarrare la strada al Rapallo. Una gara ricca di insidie che mette sul piatto punti pesanti in chiave salvezza. A guardare la classifica, pochissime le chance di successo per il Sette Rosa Silano. A far sperare i tifosi di casa, però, c'è il match d'andata, quando le cosentine dimostrarono di saper tenere testa le più quotate avversarie andando vicine al colpaccio. Partita che si chiuse con una sola rete di differenza e che lasciò la Tubi Sider con l'amaro in bocca ed il dente avvelenato. Motivo in più per far bene domani a partire dalle ore 15. Ci aspetta una partita difficile, complicata, contro una squadra ben organizzata che ha ottenuto risultati importanti, tipo il pareggio a Messina, quindi contro una delle prime tre della classe. Quindi sarà sicuramente una partita da giocare con molta attenzione, molta testa. Loro vanno molto sulle ripartenze, noi dovremmo essere bravi a gestire questa loro fase, a giocare con attenzione la fase d'attacco, a farle giocare per quanto è possibile più azioni a difesa schierata, dove noi abbiamo fino adesso abbiamo avuto un buon rendimento, cercando di sfruttare le occasioni da rete che ci dovessero lasciare.